Abbiamo iniziato questa avventura nel 2012 e quindi per me è una grande soddisfazione ritrovarmi comunque anche non più presidente dell'associazione a vivere questo momento che conclude un percorso e un lavoro nel tempo che comunque ci ha visto uniti, ci ha visto conseguenti nelle nostre scelte e anche grazie a tutte le collaborazioni che abbiamo avuto dal mondo della ricerca ma anche dal mondo dei cavatori perché sono un partner fondamentale e soprattutto le istituzioni, i ministeri che nel tempo ci hanno seguito e hanno poi assunto questo impegno anche come candidatura nazionale sul tavolo dell'UNESCO. Questa idea nasce da un convegno ad Alba dove il direttore del centro studi ci investì come associazione di portare avanti questa idea, questa iniziativa, perché loro avevano provato ma all'inizio non era andata a buon fine. Quindi noi abbiamo pensato che piuttosto del prodotto dovevamo occuparci di tutto quello che c'era dietro, quindi il mondo del tartufo, la cultura del tartufo. E questo nel tempo ha premiato, perché poi in realtà, come avete visto, il riconoscimento dell'UNESCO è proprio per quanto riguarda la cavatura, la cerca e tutte quelle che sono le tradizioni che nel tempo si sono realizzate, ma anche le esperienze da tramandare alle generazioni future.